Allora, una mostra dove abbiamo visto anche, vediamo anche la presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, qui all'interno del Tapirulan, vuole rappresentare cosa? Sì, intanto ringraziamo l'amministrazione per averci dato questa opportunità per esporre queste bellissime progettualità dei nostri colleghi all'interno del Tapirulan e in occasione delle feste mariane, perché vogliamo aprirci con l'ordine degli architetti al territorio, al pubblico, far capire veramente che l'architetto oggi svolge una funzione sociale importante e far apprezzare quindi a tutti quanti il nostro ruolo attraverso queste bellissime progettualità. Quindi vogliamo uscire all'esterno, farci conoscere ed elevare ancora di più ovviamente il progetto e la qualità del progetto. E come ha anticipato un po' quella che era la mia domanda sulla responsabilità sociale di questa professione, quindi l'architetto non solo crea ma si assume delle responsabilità sociali, se crea degli ecomostri o comunque sia delle cose che deturpano il territorio, insomma la responsabilità è anche del professionista qui, e dunque? Assolutamente sì, premesso che la bellezza è anche sempre soggettiva, l'architetto ha un mandato sociale, questo è insito ovviamente negli studi, nella deontologia, nel proprio ordinamento legislativo, e certamente noi ci auspichiamo sempre che tutte le nostre progettualità, tutto ciò che facciamo sul paesaggio, sull'architettura, sull'urbanistica, sulla conservazione ad esempio dei beni monumentali, sia sempre gradito da tutti, perché c'è dietro sicuramente ad ogni progetto un'idea, uno studio che si spera diventi sempre condivisibile con gli altri, quindi a vantaggio della bellezza e a vantaggio anche della socialità. Ecco, diciamo le date, fino a quando rimarrà esposta questa mostra? Fino al 16, ci saranno altri eventi, lunedì per esempio avremo un'ulteriore tavola rotonda sull'architettura, sul tema praticamente del paesaggio, sul tema della rigenerazione urbana e sul futuro praticamente dell'architetto. Poi ci saranno altri eventi, fino al 15 saremo presenti praticamente qui sul Tapirulan. E lei invece è l'architetto? Sono il presidente Salvatore Vermiglio, da un anno che svolgo questo ruolo e oggi praticamente è una grande soddisfazione perché siamo riusciti a portare a compimento un progetto di visibilità dell'ordine verso l'esterno. Grazie. Grazie a lei.